Io ho prestato servizio a Treviso per molti anni ed ho assistito alla nascita ed al progredire della carriera di Luca Zaia. Se Treviso fosse stata in Sicilia, quando ci arrivai per la prima volta il 31 luglio 1994 e subito si presentò da me un appuntato in pensione ansioso di conoscere quali fossero i miei problemi pratici, avrei avuto la stessa diffidenza che di fatto egli mi ispirò, a partire dalle sue origini pugliesi. Gli offrii comunque un caffè, lo ringraziai della visita ed appena uscì dal mio ufficio presi informazioni su di lui. Mi fu spiegato che era un impiegato dei fratelli Venerandi, proprietari di tutte le discoteche della provincia. Aveva un solo compito a giustificare il suo stipendio. Ogni mattina faceva una visita in questura e poi altre due, la prima al comando provinciale della Guardia di Finanza e la seconda da noi carabinieri. I funzionari di polizia, gli ufficiali della GDF e quelli dei carabinieri dovevano vederlo, prendere dimestichezza con lui e confidargli i loro problemi pratici, in modo che i fratelli Venerandi potessero risolverli. Io, per esempio, avevo un incarico, comandante del reparto operativo, per cui non era previsto l'alloggio di servizio e quindi cercavo casa. Dopo il primo mese all'albergo Le Beccherie, dove la mia Land Rover pick-up corse il rischio di essere sfrattata dal parcheggio perché rosa ed inelegante com'era turbava il senso estetico del sostituto procuratore De Lorenzo, ospite dello stesso parcheggio, avendo un appartamento in locazione per una cifra irrisoria nella vicina Cadericchi, affittai una mansarda arredata limitrofa alla caserma per 1 milione al mese il primo anno ed 1.050.000 lire l'anno successivo, prezzo di mercato e salato per allora. Quando pochi mesi dopo arrivò il nuovo comandante della compagnia carabinieri, Michele Sarno, e dovette aspettare più di un anno prima che il suo predecessore gli liberasse l'alloggio, fu ospite per 18 mesi gratuitamente di una villetta messa a sua disposizione dai fratelli Venerandi. Durante la stagione della caccia, poi, tutti i funzionari di polizia, gli ufficiali dei carabinieri e della finanza che sapevano imbracciare un fucile, erano ogni domenica ospiti della riserva di caccia dei fratelli, dove facevano strage di selvaggina. Seguiva un pranzo conviviale presieduto dal più grande dei Venerandi, che aveva atteggiamenti degni di un patriarca. Scrivo borderline la querela, per cui altro sostantivo con la P avrei voluto usare. Io ci andai una sola volta, partecipando solo al pranzo e, simulando una idiosincrasia per la caccia, mi astenni sempre, nei 5 anni successivi. Avevo allora un tenente, già maresciallo, grande ed onestissimo sbirro di origini siciliane, che mi comandava il nucleo investigativo. Il tenente Giordano aveva una teoria, e cioè che tutti i proventi delle discoteche, sto parlando di centinaia di milioni in contanti ogni mese, venissero custoditi nella camera blindata della più grande di esse, e che periodicamente, quando superavano il miliardo di lire, tutti quei soldi venissero movimentati verso banche compiacenti, non necessariamente ubicate in Italia. Cercava un superiore gerarchico disponibile ad avallare sue perquisizioni senza mandato, e sperava di averlo trovato in me. Non fu così, e so che vi deludo confessandovelo. Ero reduce da 3 anni di esilio, combinatomi da Bettino Craxi per la Duomo Connection. Avevo avviato Mani Pulite interessandomi per primo di Mario Chiesa ed avevo visto il mio collega Roberto Zuliani trasferito alla Lamezia Terme dopo che il Chiesa aveva osato addirittura arrestarlo. Quanto propostomi da Giordano non mi sembrava un granché rispetto allo sfregio che avrei dovuto infliggere al procuratore Stiz che ammiravo incondizionatamente. Feci con lui timida avance e capì che stimava il patriarca come un buon compagno di caccia della cui onestà non aveva mai dubitato. In quegli stessi anni i massoni italiani erano oggetto di indagini da parte di due magistrati molto rinomati, Mastelloni a Venezia ed Agostino Cordova, prima in Calabria e poi a Napoli. A Treviso il massone più autorevole era il vecchio procuratore della Repubblica, Cesare Palminteri, ed il prefetto Torda, l'unico non laureato in tutta l'Italia, cenava ogni venerdì con lui e con gli altri maggiorenti della loggia locale. Ebbi una parziale conferma che Giordano non aveva torto quando a Maserata il maresciallo Marini che comandava la stazione, oggi sindaco, si beccò un proiettile di Kalashnikov per sventare una rapina in banca, apparentemente priva di senso, visto che quell'agenzia di Cassamarca movimentava ufficialmente poche centinaia di migliaia di lire. Quando Marini uscì dalla sala operatoria mi confidò che secondo lui il direttore aveva taciuto un sacco contenente 80 milioni in contanti, provento delle discoteche. Chi era stato fino a poco prima quello che teneva i conti dei fratelli Venerandi? Luca Zaia, che dopo il diploma dell'istituto tecnico, non dubito che oggi sia una laurea magistrale, era stato assunto da loro e con loro era rimasto fino al suo debutto in politica. Quando 2 anni dopo diventai comandante provinciale ed ebbi con lui una dura polemica perché da presidente della provincia di Treviso non voleva vendere, se non a prezzo di mercato, l'immobile limitrofo alla caserma che ci avrebbe consentito di incrementare un organico asfittico perché non avevamo dove far dormire i carabinieri, chiamai il patriarca Venerandi e lo pregai di intercedere per noi. Feci una sceneggiata a suo favore, chiesi in archivio il fascicolo più alto che avessimo e mi portarono quello di Adriano Udorovic, pregiudicato per un'antica e sempre rinnovata quantità di reati,
Io ci misi sopra una copertina nuova sulla quale scrissi Luca Zaia e dissi al padrino che se il presidente non cambiava idea avrei sfogliato il fascicolo pagina per pagina, imparandolo a memoria, alla ricerca di quei segreti che ogni uomo nasconde e che solo i carabinieri sono capaci di scoprire. La mattina dopo mi telefonò la segretaria di Zaia chiedendomi di fissare un appuntamento, ma io mi dissi tanto onorato che mi sarei precipitato subito ad ossequiarlo nel suo ufficio. Un quarto d'ora dopo eravamo seduti sulle poltrone del suo salotto sorseggiando un caffè. Mi propose di far realizzare direttamente alla provincia l'allargamento della caserma e, vedendomi entusiasta, mi disse che lui dava del tuo al maggiore Forte, oggi mitico presidente del Forte Group, mio collega elicotterista, e che ambiva ad analogo privilegio per i nostri futuri rapporti. Io gli risposi che l'onore era tutto mio. Da allora, nel corso degli anni, l'ho visto solo durante le feste in prefettura, dove si studia di evitarmi con grande determinazione. Forse teme che gli dia del tu, ed in questo senso lo rassicuro che non sarà così. Mi comporterò da suddito ossequiente, per amore di mia moglie. L'allargamento della caserma poi non c'è stato, perché il mio ottuso successore eccepì che il progetto non era in linea con quello standard diffuso dall'ufficio infrastrutture del Comando Generale. Ma io allora, era il 1999, mi chiesi subito cosa Zaia temesse da me, tanto da fargli mutar parere nell'arco di una notte. E finalmente trovai la risposta in una sua misteriosa vacanza in Transilvania, nel corso della quale sarebbe diventato fratello muratore, onore che prima di lui ebbero Mazzini e Garibaldi, ma evidentemente non Salvini. Se l'inciampo moscovita sarà fatale a quest'ultimo, vedrete che il suo posto sarà preso da Luca Zaia, e così ogni tessera del puzzle andrà al suo posto. Scommettiamo? Questo è tutto ragazzi, come al solito lasciamo a voi i commenti, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di seguirci sul gruppo Facebook. Un saluto a tutti e buon proseguimento!